ringrazio del secondo invito che mi avete fatto, dico secondo perché, come è stato detto prima, qualche mese fa ho partecipato con molto piacere e soddisfazione al Vegan Fest a Seravezza, in provincia di Lucca, e per questo ho subito accettato il secondo invito. In via teorica questo sarebbe un incontro attraverso cui parlare di un libro, che è appunto I cani lo sanno, però è un libro uscito un anno fa, per Feltrinelli, e se volete parliamo di quello ma anche di altro, parliamo in generale del nostro rapporto con gli animali, parliamo dell'essere o meno vegan, dell'essere o meno vegetariani. Bene. Una cosa che mi piace molto e che voglio sottolineare proprio qui è che I cani lo sanno, se dovessi definirlo con poche parole lo definirei come un atto d'amore nei confronti di, soggettivamente, dei miei due cani con cui io vivo le rare volte in cui sto a casa. E sono due Labrador, madre e figlia, due Labrador nere, e sono meravigliose. Però al di là del caso personale, il mio libro è un atto d'amore nei confronti dei cani. Io trovo che nel binomio uomo-cane, i cani non so quanto abbiamo da guadagnare, noi sicuramente abbiamo molto da guadagnare. E io ho cercato di raccontare questo, di raccontare il cane con il nostro sguardo, che non è rasoterra, ma che può sforzarsi di essere rasoterra. È un libro a tratti divertente, perché i cani sono buffi. È un libro a tratti commovente perché i cani ti fanno anche male, soprattutto quando se ne vanno, soprattutto quando ti rendi conto che hanno dei tempi molto più rapidi di quelli dell'essere umano. È un libro privato che racconta anche cose che capitano a me, ma che possono capitare a tutti noi, ma ripeto, soprattutto è un atto d'amore nei confronti dei cani. Benissimo. Chi ha dei cani lo sa, perché poi... E cosa succede? Succede che avendo, io anche ho due cani, oltretutto i nostri cani hanno anche la stessa età, abbiamo scoperto delle affinità durante l'altro incontro che abbiamo fatto. Io vedo nella copertina, io sto leggendo il resto della copertina del libro di Andrea, poi magari possiamo prendere spunto e magari possiamo parlare, come hai detto te, anche di altri argomenti, tanto il libro è qui e non scappa dall'attenzione. Il resto di questa copertina recita questo: non essendo umani, ci insegnano ad esserlo. I cani sono ancora la bussola di ciò che insegui. Frenano al tuo posto. Guidano quando sei ubriaco. Ti riportano a casa. Sono la casa. Io penso che queste frasi sono veramente straordinarie. E sono la casa, in chiusura, è proprio quello che io provo quando torno a casa, perché ci sono loro che mi aspettano. Sì, questo estratto dal libro l'abbiamo voluto mettere nella quarta di copertina proprio perché faceva capire bene quel senso di appartenenza che in qualche modo scatta quando si ha un cane o due o tre o quello che volete voi, l'animale che scegliete voi. Si crea una simbiosi inattaccabile tra uomo e cane. E in effetti quando io sono spesso, purtroppo mi capita spesso di essere in viaggio, associo sempre l'idea di casa all'idea dei cani, all'idea dei cani che stanno lì e mi aspettano, magari non stanno lì ma stanno da amici, però comunque sono la casa, finiscono in qualche modo col coincidere con l'appartenenza, con l'esistenza, con il radicamento a quel determinato territorio. E quando io scrivo guidano al tuo posto, lo dico non perché fortunatamente lo fanno sul serio, altrimenti sarebbe un problema, ma perché in effetti credo che siano veramente un po' ancora di salvataggio, un po' bussola, cioè sono delle entità apparentemente non importanti, delle entità che stanno sempre ai margini, come gli attori non protagonisti nei film, che però ti rendi conto sono irrinunciabili in ogni scena della tua vita, sono qua una sorta di sentinella, sono una sorta di bussola che ti fa capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. E questa è una cosa che mi ha sempre colpito molto dei cani. Io li ho sempre sognati, non so voi da quanto li avete, se li avete, però il primo cane io l'ho avuto quando avevo 29 anni, molto tardi tutto sommato. Adesso ne ho 38, quindi si parla di 8 anni e mezzo. E li ho sempre sognati perché ho sempre pensato che un cane migliorasse la tua vita, che fosse un complice meravigliosamente silenzioso e spesso molto più intelligente di te. Discreto, affidabile, capace di non tradirti mai. Dopo 8 anni di convivenza felicissima con un cane, che poi sono diventati due, ho avuto questa conferma: sono veramente la casa, sono un'appartenenza, sono qualcosa che ti migliora e sono anche qualcosa che ti costringe a metterti sistematicamente in gioco, perché di fatto hai una vita che dipende totalmente da te e questa è una bella responsabilità. Ecco, volevo chiedere ad Andrea, tu hai due cani, hanno influenza, cioè, sei vegetariano da quando hai cani?
dopo aver preso i cani, o eri già vegetariano quando hai avuto questi cani? Non so adesso come hai avuto questi cani, se li hai trovati. Raccontaci un po' questa cosa. Ma qui sarebbe divertente anche intavolare un dibattito, mi piace, credo che sarebbe divertente per tutti, per me, sì, e per voi. Io sono vegetariano dal 2001, sì, quindi da 11 anni, prima che avessi cani. Lo sono stato fino al 2007-2008, poi ho avuto 2 anni di parentesi, ho ricominciato a mangiare carne, pesce l'avevo smesso e non è che lo prendevo ogni tanto, però la cosa grave, diciamo così, fu che nel 2007-2008, dico grave in maniera autoironica, la cosa grave fu che ricominciai a mangiare carne, anche perché stavo scrivendo un libro di vino e per scrivere questo libro dovevo viaggiare per il mondo e mi capitava di essere in Francia, in Spagna, in Germania e ti dicevano il Riesling lo devi bere con questa pietanza e ti davano la carne e non era sempre facile rispondere no guarda sono vegetariano perché comunque magari in quell'azienda lì ci si era andato soltanto una volta nella vita e in alcuni casi fece una deroga. Poi è successa una cosa che racconto nel libro e che magari sarà capitata anche a qualcuno di voi perché ogni volta che la racconto mi vedo sempre qualcuno che dice sì anch'io. È successo che nel 2010, ad aprile, quando stavo per prendere un volo per il Qatar, dove dovevo seguire la prima gara del Motomondiale 2010, in Qatar appunto, all'aeroporto di Fiumicino mi sono comprato un libro. Il libro era Se niente importa, di Jonathan Safran Foer. Questo libro l'ho comprato perché mi incuriosiva. Ne avevo letto bene, belle recensioni, qualcuno mi aveva anche detto guarda è un libro che ti cambia la vita perché è devastante, racconta nel dettaglio come vengono macellati gli animali, soprattutto nella grande distribuzione, quindi McDonald's, Kentucky Fried Chicken e tutte queste meraviglie culinarie, e ovviamente la parola meraviglia qui è molto ironica. Io mi sono letto il libro, non so se siete stati mai in Qatar, vi auguro di non andarci mai perché è il luogo più noioso dell'universo, però dopo 5 ore di volo sono sceso e mi sono immediatamente reso conto che ero tornato vegetariano, perché dopo quelle 300-350 pagine lì non mi riusciva più mangiare carne, non mi riusciva più mangiare qualcosa che era stato in qualche modo vivo. Per il massimo della correttezza, visto che ho letto in rete qualche polemica per qualche mia dichiarazione in merito, come non ho mai nascosto, per un po' di mesi ho continuato ogni tanto a mangiare pesce, quindi tecnicamente non ero fino in fondo vegetariano. Nel giro di pochi mesi poi sono diventato a tutti gli effetti vegetariano perché non mangio più neanche il pesce. Ma la motivazione è stata sicuramente il libro, Se niente importa, e al tempo stesso sì, è stato decisivo anche avere 2 cani. Uno dei capitoli che mi ha colpito molto di Jonathan Safran Foer è proprio quando si diverte a fare una provocazione al lettore. E al lettore dice, noi amiamo i cani, amiamo i gatti, io vivo con dei cani, Jonathan Safran Foer scrive, però poi riteniamo normalissimo mangiare maiali, mangiare vitelli, mangiare conigli, mangiare polli. E lui si chiedeva perché il cane no e il maiale sì. Ora, ovviamente questa è una cosa che ci porterebbe a fare dei dilemmi, dei dibattiti infiniti, però è qualcosa che mi ha un po' colpito, cioè io mi sono sentito un po' contraddittorio, perché da una parte avevo questo amore viscerale nei confronti dei miei cani e dall'altra parte serenamente mi mangiavo il mio tonno, mi mangiavo la mia vitella, mi mangiavo il mio maiale, che ripeto ci sta, non è che sono diventato improvvisamente un comeinista dei vegetariani, assolutamente no, però da un punto di vista prettamente personale mi sono scoperto contraddittorio e non ce l'ho fatta più. Non sono più riuscito a coniugare l'amore che avevo e che ho per i cani al mangiare tranquillamente qualcosa che è stato animale. Specifico una volta di più che non sono minimamente un santo, non sono vegano, mangio ancora formaggi, mangio uova, quindi sono ancora un po' contraddittorio, però il fatto che nella mia dieta siano definitivamente usciti carne e pesce mi fa vivere un po' meglio con me stesso. Certo, anche perché poi come è giusto che sia, ognuno deve consapevolizzare il suo percorso, cioè la propria scelta deve essere sicuramente sentita fino in fondo. Nel momento in cui tu la scelta che fai arriva alla tua anima, allora probabilmente lì riesci proprio a non tornare più indietro.
e probabilmente magari la prima volta non era stato così, niente ti aveva motivato fino a quel punto. Nel momento in cui qualcosa ti motiva fino a un punto, tu a quel punto ci arrivi e non torni più indietro. Ognuno di noi avrà una sua storia, avrà un suo percorso, ognuno di noi vive la sua vita. È giusto che poi ci sia anche una forma di rispetto, tu hai parlato di critiche e di tutte queste cose, siamo anche noi abbastanza esperti, se vuoi. Ognuno di noi può portare le sue esperienze in merito, quindi va bene così. Sentiamoci tutti fratelli, perché chi è senza peccato poi scagli la prima pietra, ma qui al mondo, sai, alla gente piace guardare sempre il prossimo, ormai specchiarsi. No, questo è vero, sai, la cosa paradossale è che le critiche mi sono arrivate, assolutamente legittime, sia chiaro, proprio dai vegani che dicevano sì, ma non hai fatto la scelta fino in fondo, e le ho apprezzate, perché uno dei motivi per cui sono qui è proprio il fatto che nella comunicazione grande, diciamo così, nella comunicazione grande intendo giornali che vendono molte copie, ma televisioni, programmi radiofonici, si ha sempre questa idea del vegano come di una sorta di personaggio che appartiene a una setta, che vive una vita fatta di cilicio, di privazioni, di dolore, di sofferenza. Ma sai, un puro è anche bella come definizione. Ma non esiste. Però poi la concezione di puro nel giornalismo così tranchant diventa un po' il coglioncione, e questo mi ha dato molto fastidio. E allora, quando sono venuto la prima volta al Vegan Fest, ho provato a raccontare proprio quello che avevo visto, e cioè ho visto delle cose che io non sarò mai in grado di fare, perché avete una forza di volontà superiore alla mia, però ho visto in linea di massima, e facendola molto breve, delle persone che erano coerenti con se stesse, delle persone felici, e non capisco perché uno debba fare ironia su delle persone che non vogliono cambiare il mondo ma che sono felici. Cioè, certo. Ci sta. Poi alla fine, questo è elementare secondo me. Assolutamente sì, e poi alla fine che cos'è? Il fatto che ognuno di noi deve vivere con se stesso, e ti ripeto, io vedo che i cambiamenti sono comunque in atto, e l'uomo si evolve continuamente. Io non avrei mai pensato di essere qui a parlare con questa disinvoltura, anzi se qualcuno mi avesse detto 3 anni fa, ma dai, dovresti farlo perché comunque hai un carattere abbastanza estroverso, sei una persona solare, io avrei detto ma figurati, io non ci andrò mai e poi mai. Qualcuno mi aveva detto perché non provi a scrivere con me questo libro, dobbiamo farlo, ma figuriamoci se mi metto a scrivere un libro di ricette, non ho tempo, non lo vuoi. Sì, grazie, ma voglio dire, che cos'è? E cos'è che ognuno di noi ha la sua storia, ognuno di noi ha il suo percorso, la cosa che conta è che ognuno di noi è aperto ad ascoltare, tu sei venuto, hai ascoltato, hai parlato con noi, hai cenato con noi e sei stato lì. Per noi è già premiante questo, è premiante che ci siano, anzi sei tu meno premiante di altri, perché io forse avrei avuto più piacere di avere un onnivoro, nel senso, mi capisci bene che cosa voglio dire, è sicuramente più premiante. Ciao Patrizia, salutiamo Patrizia che è stata qui con noi anche oggi, lei è una volontaria di Animal Seja, tutti i nostri volontari animalisti, quindi noi siamo fieri di averli. Quindi per tornare a questo, io apprezzo e ho apprezzato anche durante il Vegan Fest, ho apprezzato molto l'articolo che hai scritto e anche le critiche, devo dirti che ho apprezzato le critiche, perché è quando chi ti critica anche ma ti fa contemporaneamente anche dei complimenti, è lì che devi valutare bene i complimenti, devi prenderli per sinceri. Se tu avessi scritto uno sbrodoloso complimento, probabilmente avremmo detto ma chissà, sarà vero, sarà... cioè io avrei avuto delle perplessità. Invece abbiamo apprezzato tantissimo le tue critiche e i tuoi complimenti, devo dire, è stato bene. Dunque, allora diciamo questo, allora sei vegetariano, questo non ti esime da doverti trovare comunque in difficoltà, perché tu sei comunque un personaggio importante, televisivo, no, e sei una persona conosciuta, no? Io ho un altro amico carissimo che è Rercanzian, che è anche conosciuto e canta, forse il suo volto per qualche maniera è più conosciuto del tuo, anche perché ha anche qualche anno in più, diciamo la sua storia un po' più lunga, quindi diciamo questo. E poi lui canta, fa più rumore, suona anche la chitarra, fa più rumore, suona bene, fa chiasso, fa più rumore. Però io so di lui, che mi ha raccontato anche quando eravamo a casa mia, a casa sua, ne mi ha parlato tante volte, del fatto delle sue difficoltà, no? Il mangiare, ma lui è vegano, tu sei vegetariano. Io dico, voi vegetariani, cara Andrea, siete più agevolati quando vi trovate nei ristoranti, tu giri il mondo perché sei un giornalista, quindi ti sei trovato nei posti più disparati di questo pianeta.
Quali sono i posti dove hai trovato con più facilità modo di mangiare? Quali sono i posti dove invece, comunque tu sia vegetariano, quindi uova e latte, quindi derivati anche, sono contemplati? Ma è vero, sì, ho viaggiato un po' e sto viaggiando tuttora, anche non solo in Italia. Ci sono delle nazioni in cui è difficilissimo essere vegetariani, non oso pensare essere vegani. Ad esempio la Spagna e il Portogallo è molto difficile, molto molto difficile. Nazioni meravigliose, bellissime, però sono incredibilmente carnivori. Per carità, beati loro se amano la carne perché hanno dei piatti straordinari, ma è molto difficile. Io amo tantissimo il Portogallo, ci andavo anche da prima del 2001 quando ancora non ero vegetariano, quando ci vado adesso ormai so cosa prendere, però nel momento in cui ho smesso anche di mangiare pesce è diventato veramente difficilissimo. Ma questo perché tu domandi, sveli la tua identità vegetariana, o perché comunque ti siedi, guardi una carta e scegli così? Voglio dire, perché qualcuno sta dissentendo in platea e poi passeremo il microfono, vediamo come mai. No, certo, cioè, no, di solito mi limito a leggere il menù perché attraverso il menù posso scegliere da solo. Se non trovo neanche nel menù qualcosa che posso mangiare, sono costretto a dichiararmi esplicitamente. In Spagna e in Portogallo mi è successo. Un'altra nazione che io trovo meravigliosamente bella, dove è dannatamente difficile essere vegetariani, è la Repubblica Ceca. Praga, città di una bellezza incredibile, ottima cucina anche se pesantissima, ti siedi a un pub e sei subito ingrassato 18 kg nel momento esatto in cui ti siedi, perché insomma, la cosa più leggera che hanno è lo stinco di maiale, giusto la cosa più leggera, però in qualche modo devi mangiare. L'unica cosa che ti consigliano quando gli dici sono vegetariano, ma prova il formaggio fritto, che ok, va bene, però se vai avanti di formaggio fritto invece che 18 kg ne prendi 30 ogni e volta poi che mangi. Fegato, e il mio fegato si emancipa immediatamente da me stesso. In Italia è molto più facile. Ora tenete conto che io sono toscano e quando nel 2001-2003 cominciavi a dire sono vegetariano ti guardavano come un demente. Oltretutto io vivo in Valdichiana, vivo una parola impegnativa, diciamo che ho la residenza in Valdichiana, lì c'è la bistecca chianina, se dici che sei vegetariano lì sei uno stupido allucinante. Negli ultimi anni questa cosa è molto migliorata, è migliorata in Toscana, figuriamoci anche in altre regioni. La Toscana e il Piemonte, che sono due regioni con cui ho un bel feeling perché amo molto il vino, rimani sempre un po' diverso, però ti salvi, soprattutto se mangi formaggi e uova. Io parlo da vegetariano, da vegano non so come fate, veramente non lo so. Da vegetariano ti salti sempre. Poi ci sono delle regioni in cui è facilissimo, ad esempio in Puglia è molto facile perché ci sono verdure ovunque, è estremamente facile scegliere. Anche nelle isole tutto sommato. Nell'entroterra, sì, Toscana, Umbria, anche stessa Emilia Romagna, è un po' più difficile, però in Italia tutto sommato si cade sempre in piedi. Devo dire che è molto facile, all'estero forse un po' peggio. Sentiamo un attimo la nostra amica in prima fila che parlavi della Spagna, del Portogallo, si guardava con un occhio strano. No, mi permetto di dissentire. Lei è tanto, ci presentiamo perché... Ma non ci conosciamo già, magari non siamo mai visti, però io ti ho intervistato per il veganismo, sono Aurora. Capisco. Esatto, non ci conosciamo di persona, però sì, ci siamo scritti, siamo amici di carta e penna. Ciao, piacere. E mi permetto di dissentire sulla Spagna perché io ci sono stata negli ultimi 3 anni in 3 posti diversi e sono stata a Barcellona, Madrid e da ultimo sono stata a Valencia, e proprio a Valencia, a ottobre dell'anno scorso, mi sono ritrovata nel mezzo di una manifestazione di attivisti vegani in centro il sabato all'ora dello shopping, 18.30, 19.30. E in tutte queste 3 città in cui sono stata io non ho avuto bisogno di chiedere, perché loro hanno dei menù e a fianco alle pietanze hanno una V dove è indicato che la V è per vegetariano. Poi vabbè, io stavo lì a scassare un po' perché chiedevo una versione vegana, però in Spagna si sta muovendo qualcosa e si sta muovendo soprattutto a livello di collaborazione con l'Italia. Un altro esempio che ti posso fare è, io abito in Sardegna. Nella città dove abito io c'è un solo ristorante vegetariano. Vabbè, Cagliari non è grandissima, però siamo tanti vegani e vegetariani. E c'è un gruppo di attivisti vegani, animalisti. Beh, questi sono stati contattati da 3 gruppi di animalisti e attivisti spagnoli
che hanno voluto collaborare con noi in Sardegna, venire, fare manifestazioni, scrivere. Quindi spezzo una lancia a favore degli spagnoli, che si stanno muovendo bene, secondo me, mentre concordo su Praga, è difficilissimo, è quasi impossibile, però mi sento di difendere gli spagnoli. No, mi fa piacere, io facevo conto soprattutto su viaggi di 3-4 anni fa, mentre le ultime volte sono andato di fatto soltanto in Spagna, ma a vedere i circuiti, quindi scendevo, facevo il circuito di Valencia e lì non avevo un grande polso. 3-4 anni fa mi ricordo che nella città fuori dal circuito, quindi nella città reale, un po' di difficoltà c'era. Se mi dici che in questi 3-4 anni c'è stato un miglioramento, sono felice. Non credo però che ci sia stato in Portogallo. Io mi riferivo più al Portogallo, paura che lì sono ancora un po' più indietro. Sì, penso di sì, io non ho avuto ancora la possibilità di andarci, però ti farò sapere. No, anche e soprattutto così almeno abbiamo tranquillizzato Andrea, almeno se per caso dovesse optare, dovesse scegliere, dovessero mandarlo come inviato tra Spagna e Portogallo, sicuramente sceglierà la Spagna, così almeno è più tranquillo, almeno c'è meno mangio. Ma quindi sono anche testimonianze quelle che può portare una persona come lui che si trova a viaggiare. Io credo che siano elementi importanti, perché intanto non tutti noi abbiamo modo e possibilità di viaggiare per il mondo e magari ci può capitare quella volta e possiamo tremare. Comunque la cosa che dicevi prima, tornando al fatto che tu quando magari ti siedi consulti il menù, io ti posso dire questo, quello che invece faccio io, no? Io sono una persona abbastanza chiacchierona, come ti sei potuto rendere conto, perché ti interrompo continuamente, però vabbè, crea un po' un minimo di dibattito, di discussione. Staresti bene in TV, lo fanno anche in TV. Vabbè. Questo è vero, ma magari lo fanno per altri motivi. Loro lo fanno per ostacolarti. Io invece... No, siamo perfettamente allineati. Invece io, per esempio, quando vado nei ristoranti, io ci vado perché mi piace proprio anche vedere, capire, osservare, perché per me è diventata una missione in un certo senso, quella di occuparmi di queste cose. Mi porto il menù, guardo, ovviamente non guardo così in maniera abbastanza sufficiente, devo dire, a meno che non vedo scritto chiaro almeno la parola vegetariano da qualche parte. E poi dopo io mi dichiaro subito, magari con il sorriso, e comincio a proporre. Guarda, in questi giorni che eravamo qui a Bologna ci siamo infilati in una trattoria, così siamo in tanti, quindi siamo andati un po' alla ricerca di un posto anche economico, no, per mangiare. E quindi abbiamo sconvolto la cucina e il forno, anche il forno di una pizzeria ristorante qui di Bologna, dove al posto delle pizze gli abbiamo fatto fare dei crostoni con del pane senza strutto, acqua, farina e lievito, alla Toscana, ce l'hanno fatto. E ci hanno fatto della pasta piccante piuttosto che dei bucatini, ci hanno fatto delle verdure grigliate stando attenti, di vario tipo. Insomma, devo dire che io penso che quando si fanno queste cose, quello che conta, per tornare a quello che hai detto te prima, è di essere sereni. Cioè, anche se uno va in un posto, si dichiara perché vuole ottenere un risultato, penso che la maniera di porsi sia fondamentale. Cioè, non pretendere, non essere arroganti, non essere prepotenti, perché nessuno di noi, voglio dire, alla verità di quello che deve essere il comportamento o la purezza in tasca. Quindi è fondamentale questo. Certo è che se anche tu, no, come vegetariano, come tanti altri vegetariani, trovandoti in una situazione di questo tipo, provassi, perché oltretutto hai una dialettica straordinaria, io trovo che a me piace tanto parlare con Andrea, come ho letto il libro mi piace, perché avevo visto dei video suoi dello spettacolo che sta portando in giro in Italia, che non ricordo mai il titolo, perché esatto, siccome è un gioco di parole, ovviamente io mi sbaglio, Gaber se fosse Gaber, quando io ho visto il suo video di presentazione di questo spettacolo sono rimasta incantata dalla sua dialettica. No, veramente, te l'ho detto un'altra volta, te lo ripeto, se ci sarà un'altra occasione lo ridirò. Infatti, anche se nessuno ti vuole intervistare, vengo sempre io, perché mi piace tantissimo. E quindi dico, tu che sei la persona che sei, tu potessi, ciao la dottoressa Bertò, ciao Barbara, tu potessi anche qualche volta, no, buttare là un amo, provare a spezzare un po' quelle consuetudini, visto che ti trovi a viaggiare per il mondo,
noi tutti da vegani e vegetariani ti saremmo grati, magari fatti un pochino portavoce di un messaggio, una piccola richiesta spacciata da vegetariano. Non ti chiedo vegano, ti chiedo vegetariano. Ti ringrazio dell'importanza che mi dai, insomma, è un po' eccessiva. È vero, sono vere alcune cose, cioè ad esempio quando io aggiorno il mio blog sul mondo del vino, che si chiama Il Vino degli Altri, io ultimamente specifico sempre che sono vegetariano, che non mangio neanche più pesce, e lì mi rendo conto che c'è sempre, è un nervo scoperto, questo dell'alimentazione è un nervo scoperto anche e anzitutto in chi ama la cucina e in chi ama il vino. Cioè ancora oggi io tra gli amici, tra persone che magari fanno anche il cosiddetto vino naturale, il vino vero, quindi persone che stanno attente anche ai loro vigneti, all'utilizzo dei concimi chimici, quando però gli dici che sei vegetariano, spesso scatta sempre la battuta, ti dicono ma come fai a stare senza bistecca, ma come fai a stare senza affettati. Questo secondo me vuol dire due cose: uno, che litigheremo sempre su questo argomento, perché comunque i carnivori non comprenderanno mai i vegetariani, men che meno i vegani, e tra l'altro i carnivori hanno anche questo atteggiamento un po' di sufficienza, come a dire siete dei pazzi perché fate questa scelta, e è sgradevole. E la seconda cosa però è che secondo me, e qui hai ragione tu, c'è ancora un gap di comunicazione, cioè evidentemente qualcosa manca, evidentemente ancora non si è capito perché un vegetariano è vegetariano, non si è capito che un vegetariano può vivere serenamente senza mangiare carne o pesce, senza farsi ricoverare all'ospedale il giorno dopo perché ha i valori sballati del sangue, perché questa è una delle accuse che ti fanno subito, ma se non mangi carne come fai, ma se non mangi pesce come fai, figuriamoci poi le accuse che fanno i vegani. Il tentativo di comunicazione va fatto. Io neanche a farlo apposta, stamattina era Modena, sono entrato in libreria e mi sono preso uno dei tanti libri che potevo prendere, che è questo, che si intitola Perché amiamo i cani, mangiamo i maiali e indossiamo le mucche. Questo secondo me è un titolo molto divertente, non so com'è il libro, però promette bene e fa capire proprio tutte le contraddizioni che ci sono dentro questo mondo. Cioè ci sono tante cose che ci stanno dentro: c'è l'aspetto salutistico, c'è l'aspetto etico, c'è l'aspetto affettivo, c'è l'aspetto soggettivo, cioè a me piace la carne e non rinuncerò mai. È dura comunicare questo tipo di scelte, questo tipo di diversità legata all'alimentazione, però è anche una bella sfida. Quando prima mi chiedevi, viaggiando molto, con chi hai a che fare, con come ti rapporti e cosa scopri, io scopro anche molte cose ignoranti. Ad esempio, quando tu dici, e a volte l'ho fatto anch'io questo errore, nel 2001 lo facevo anch'io questo errore, quando tu dici sono vegetariano e lo dici al ristorante, spesso, io non dico sempre, ma 7 volte su 10 la risposta dello chef, del cameriere è ah vabbè, però quindi il pesce lo mangia. No, se sono vegetariano perché, e vedo che qualcuno annuisce, ma non si capisce bene perché. Quando dici sono vegetariano, vabbè, però quindi il pesce lo mangi, come se la carne fosse carne e il pesce invece non vive, sta sott'acqua, quindi quando è morto chi se ne frega. È un'altra di quelle tante piccole cose che ci fanno capire quanto è difficile comunicare su questo tipo di argomenti. È difficile. Un'altra cosa che sento spesso dire è: sei vegetariano, sì vabbè, però dai, l'affettato ogni tanto lo puoi mangiare. Ma che senso ha? Ma se sei vegetariano come fai a mangiare ogni tanto affettato? Lo puoi fare, per l'amor di Dio, non è che ti danno l'ergastolo, però non ha senso. E quindi, ripeto, è tutto estremamente difficile, è una comunicazione molto, molto strana, è un nervo scoperto. Io sono capace di litigare e non sono un talebano del vegetarianesimo, sia chiaro. A me se uno mi mangia davanti la bistecca, che se ne frega, beato lui che se la mangia, cioè io non la mangio, tu sì. Mi scandalizza di più un astemio, per dire, lo capisco di meno, ecco, ma perché io amo molto di più il vino. Quindi non è che sto parlando da talebano, però mi rendo conto che sull'alimentazione si litiga. Cioè non appena tu dici sono vegetariano, arriva quello che automaticamente magari te lo fa apposta e ti mangia davanti la bistecca, te la ordina. Ah vabbè, tu sei vegetariano, prendiamo una bella bistecca chianina per tutti, e ridono. Che divertimento ci sarà, non si sa. Però è così, è un tema delicato. Quando si faceva anche gli inviati, si andava in giro a fare l'inviato di moto, di calcio, di tennis, c'era sempre sta battuta da caserma. Dopo l'evento sportivo, la partita di tennis, di calcio, di moto, si andava a cena, veniva fuori che uno della tavolata era vegetariano, che uno addirittura era vegano, e puntualmente arrivava il terzo inviato che diceva: bene, allora bistecca per tutti, salsiccia per tutti. Perché si doveva litigare su questo? Perché c'è quest'idea che il vegetariano è un po' sfigato, è uno che non si gode la vita, è uno che ha una condotta di vita in qualche modo penitenziale. E vabbè,
funziona così, non sarà mai facile comunicare questo tipo di scelte. Nel frattempo è meraviglioso perché io parlo, se ne va la relatrice, ma è tutto così. Devo dire, voi vegani siete meravigliosi, cioè proprio, se volete venite voi al mio posto, si parla tutti, la gente se ne va, è tutto molto bello. Mentre una cosa, parlavi del fatto che essendo un enologo avevi avuto da bisticciare spesso con questi tuoi amici che producono vino. Allora, non so se quando ti ho regalato il mio libro hai letto la prefazione, la parte che riguardava i vini etici. La prossima volta che ti invito con il Crocchini Giacomo, che era qua ieri, e parlava proprio di vino etico, abbiamo parlato di quello, è stato veramente interessante. La prossima volta voglio fare una cosa tra voi due, perché penso che sia, io mi esimo e vi metto qui tutti e due, perché come linguaggio siete allineati. Oltretutto lui ha un'azienda, lo so che avrei letto sicuramente, ha un'azienda, un podere vegano, produce olio e vino proprio all'Oro Ciuffenna, quindi provincia di Arezzo, quindi siete proprio anche vicini. Di conseguenza penso che quello lì potrebbe essere un bel incontro da organizzare sicuramente. Con lui fa del vino vegan, quindi ti potessi trovare a tuo agio parlando del fatto che spesso, sicuramente lo saprai meglio di me, me lo potrai insegnare, il vino non è, appunto, torniamo a ripetere, non è vegano, ma addirittura molte volte non è vegan, non è neanche vegetariano, giusto? E questo lo puoi spiegare anche alle persone che sono qua nuovamente, che magari non erano qua ieri. Lui è esperto di vini, quindi possiamo dire che molti di voi magari immaginano di bere vino e il vino arriva dall'uva. Sì, si rischia qui di andare nel tecnicismo e lo eviterò, però è un tema molto interessante e importante che io minimamente un po' ho toccato anche nei miei due libri sul vino. Bere vino teoricamente dovrebbe essere una cosa molto naturale e salutare, al di là dell'aspetto che c'è l'alcol, quindi salutare fino a un certo punto, però teoricamente ci dovrebbe essere l'uva e via, la fermentazione e finisce lì. Non è così da anni, da decenni, non è così per una serie di motivi. I problemi sono due. Il primo è un problema di tipo proprio salutistico, e infatti molti sostengono che bisognerebbe cominciare a scrivere nelle etichette gli ingredienti che stanno dentro la bottiglia. Perché tu sei convinto di bere qualcosa di più o meno naturale, perché cos'è, c'è di più naturale del vino? L'uva, il mosto, la fermentazione, te lo bevi, e invece dentro ci trovi di tutto, ci trovi delle sostanze chimiche, ci trovi dei coloranti, ci trovi qualcosa che fa sì che il vino sappia in qualche modo di vanigliato e quindi abbia la sensazione, dia la sensazione di essere stato all'interno delle barrique, però non è stato dentro le barrique, ma magari è stato dentro i trucioli. Ci trovi delle quantità industriali di solforosa, i famosi solfiti che sono importanti, perché senza solfiti il vino diventa aceto, tranne rari casi. Poi ci sono dei produttori maestri che sanno fare vino senza solfiti, ma sono 7-8 in tutta Italia. Diffidate sempre da quelli che vi dicono lo so fare sempre senza solfiti, il vino è imprevedibile. Una piccolissima dose spesso di solfiti serve. Il solfito a piccolissime dosi lo gestisci, ad alte dosi ti svegli la mattina dopo e hai un mal di testa allucinante, anche se hai bevuto un bicchiere di vino, hai il famoso hangover, come dicono in inglese, il mal di testa da sbornia, solo che non hai preso la sbornia. Perché? Perché hai bevuto una bottiglia di vino che magari dentro questa bottiglietta qui c'era una quantità industriale di solforosa. La solforosa ti va nella testa, mal di testa allucinante per 2-3 giorni, perché è qualcosa di estremamente dannoso, soprattutto in alcune tipologie di vini, ad esempio quelli francesi, ad esempio lo champagne, ad esempio il Sauterne, che è il vino dolce francese, che sono tipologie di vino che invecchiano male. In che senso invecchiano male? Nel senso che sono più soggette all'evolversi del tempo, al passare del tempo, perché vivono di un equilibrio più delicato. Come fai a sconfiggere questo rischio del tempo che passa? Con grandi dosi di solforosa, che protegge il vino, che ti fa bere il vino anche 8, 10, 20 anni dopo, però ha un patto salutistico terrificante, che tu ti sei bevuto la solforosa, che è molto molto dannosa, quindi stateci attenti. Questo è il primo aspetto salutistico. L'altro aspetto è etico. È vero che spesso il vino non è una sostanza vegetariana, non è di sicuro non è vegana, tranne rari casi che vengono dichiarati come questo produttore di Loro Ciuffenna, ma spesso non è neanche vegetariana, e quindi se uno non ha a cuore e non vuole utilizzare delle sostanze che sono legate a formaggi, ma in questo caso soprattutto a uova, deve stare molto attento. Perché uno dei, per fare un solo esempio, uno dei fenomeni
di chiarificazione del vino, in particolare di chiarificazione del vino bianco, è quello di utilizzare l'albume d'uovo, per fare un piccolo esempio, che viene utilizzato in grandissima parte. Se voi siete vegetariani rigorosi, come me, che magari, cioè non come me, ma peggio di me, o meglio di me, che non utilizzano neanche uova o derivati da uova, voi non dovreste bere vino, perché c'è l'albume. E ci sono, volendo, anche altre sostanze che in qualche modo sono animali. Sono dichiarate queste sostanze? No, perché non devono essere dichiarate, perché nessuna legge lo impone, perché l'albume d'uovo è assolutamente autorizzato e anzi in qualche modo incentivato per la chiarificazione del vino. E quindi, se voi siete molto rigorosi nelle vostre scelte, dovete o andare a cercare dei produttori vegani, che sono veramente pochissimi, o dovete avvicinarvi a quelle associazioni che sono per fortuna nate negli ultimi 6, 7, 8 anni. Qualcuna si chiama Viniveri, qualcuna si chiama Vinnatur, qualcuna si chiama AAA, che sono una congrega spesso molto nobile, spesso qualitativamente alta, di produttori che fanno vini stando attenti al rispetto della natura e quindi non utilizzando sostanze chimiche, utilizzando lieviti non selezionati ma naturali, stando attenti alle chiarifiche che spesso neanche vengono fatte, e producono un vino che a volte può avere dei piccoli difetti, sempre più raramente per fortuna, però a volte può avere dei difetti olfattivi, può avere dei sentori al naso inizialmente non gradevolissimi, ma ripeto, ormai ce n'è uno su 100, ma che sicuramente sono discreti, per non dire buonissimi, ma che non vi fanno male. E questa è una cosa importante, perché comunque hai di fronte un prodotto che è buono, che ha un rapporto qualità-prezzo notevole, che è fatto nel rispetto della natura, nel rispetto della tradizione, che non vi fa assolutamente male. Chiaramente, quando dico non vi fa assolutamente male, parlo di uno che beve 2-3 bicchieri di vino. Se mescolate 3 bottiglie di vino, anche il vino naturale, avendo 12, 13, 14 gradi, qualche piccolo segno sul vostro corpo ve li lascia. Però il tema del vino è un tema molto stimolante e anche qui c'è un'ignoranza totale. Ogni volta che io dico, guardate che quando bevete vino bevete qualcosa che è anche animale, secondo me, 9 consumatori su 10 ti guardano come a dire, ma tu sei pazzo. Poi magari sono carnivori, non gliene frega assolutamente niente che ci sia l'albume d'uovo o altre sostanze similari, però è qualcosa che va dichiarato. Sì, infatti ci eravamo fatti un'idea, no? Tempo indietro, prima di conoscere Giacomo Crocchini, ci eravamo fatti un'idea. Io ti sfrutto sotto questo aspetto, perché tu hai tante cose, ci sarebbe da poter parlare con te di tantissimi argomenti. Io pensavo che un vino di cantine importanti, di costi elevati, potesse in qualche modo dare una sicurezza, visto che non sono... Ecco, io volevo capire, vedo che sei sconcertato. No, io pensavo, mi ero fatta questa idea, no? Perché siccome io amo il vino, mi piace, sono vegana, ora ho il vino di Giacomo, però... Sinceramente non è che mi posso portare dietro, quando vado in un ristorante, il vino di un altro. Come no, posso... Come si può fare, questo è difficile, cioè per un vegano andare a scegliere anche il vino... Anche per un vegetariano. Anche per un vegetariano è difficile, per i motivi che vi ho detto adesso, perché non è dichiarato quello che c'è dentro un vino. Non è tenuto a dichiararlo il produttore, quindi o lo chiedete ogni volta al sommelier o vi informate in internet e poi quando andate al ristorante guardate la carta dei vini e scoprite, accidenti, Maule è uno che non utilizza chiarifiche, quell'altro invece lo usa, non lo prendo, però dovete fare praticamente tutto da soli, non c'è niente da fare. Di sicuro una cosa che vi sconsiglio caldamente è applicare l'assioma secondo cui un vino è caro quindi è buono, ma mai nella vita, ma proprio nel vino è una cosa che non esiste al mondo, non lo fate mai. Prima di tutto perché il vino è la cosa più soggettiva dell'universo. Io posso dirvi che un vino da 70 euro è straordinario, e lo penso sinceramente, perché magari ho davanti uno champagne che a me ha cambiato la vita, per usare un'immagine veltroniana molto retorica, però lo faccio bene a voi e voi mi dite sì, vabbè, che è sta roba. E è legittimo, non c'è niente da fare, il vino è molto molto soggettivo. In secondo luogo, spesso i vini, i prezzi dei vini sono estremamente gonfiati, sono gonfiati come sono gonfiati i prezzi dei jeans. Se voi prendete un paio di jeans di Calvin Klein, non è che sono fatti meglio rispetto a quelli che costano 20 euro, ma voi pagate Calvin Klein. Al tempo stesso, se voi bevete un Méchandon, per citare uno champagne francese così gli italiani non si arrabbiano, se prendete la fascia alta sono molto buoni, però costano 200-300 euro. Li valgono? Se siete degli appassionati di vino, vi dico, una volta nella vita bevetelo. Se però poi mi dite, ma quello da 200 euro è sicuramente più buono di quello da 20-25 euro che tu conosci, tu sai benissimo che è fatto bene, la risposta è no, io preferisco quello da 20 euro,
però purtroppo il mondo del vino ti costringe a essere molto molto competente o quantomeno informato, sia per motivi etici sia per motivi puramente qualitativi. Non fate mai questo assioma dello scegliere in base al prezzo, ancora di più al ristorante, perché poi al ristorante c'è l'ulteriore aggravante che un vino che costa 15 euro al ristorante te lo trovi a 30-40 euro perché c'è il ricarico, un ricarico che è umano perché giustamente la ristorazione deve fare una scorta di vini e deve fare delle scelte, quindi deve rischiare a livello proprio economico. Da qui a giustificare però un prezzo che in cantina è di 10-12 euro e al ristorante me lo trovo a 40 euro, io non ce la faccio a giustificare. Quindi praticamente il consiglio che ne traiamo da questa tua dichiarazione così professionale è che se siamo vegani forse al ristorante è meglio che ci esimiamo da bere il vino? Beh, ora no, non vorrei avere questa no, perché così guarda, niente, però per essere sicuri. Poi nella vita nessuno ammazza nessuno, no? Per essere sicuri sì. Dovreste, come ho detto prima, dovreste informarvi molto in rete, come lo facciamo con il mangiare, sapere che magari in quel dato ristorante c'è quella data cantina e scegliere a botta sicura, altrimenti io credo che nessun ristoratore vi sappia dire, tranne alcuni che sono vicini ai vini veri, ma nessuno vi sappia dire sì, questa azienda non utilizza chiarifichi animali. È una richiesta che non si sa neanche per ignoranza, perché nessuno la dice. Cioè, se tu prendi 10 vini toscani, io sono convinto che di quei 10 vini toscani nessuno sa se fanno o no chiarifiche animali, nessuno sa esattamente cosa c'è dentro, perché non è dichiarato neanche da chi li fa. Dal punto di vista del biologico, il vino a livello di lavorazione in cantina che... Sì, ha le stesse problematiche a livello di ingredientistica, oppure comunque per essere biologico deve avere una lavorazione di un certo tipo e quindi ha meno problemi o non ha i problemi che lei adesso ha elencato in termini di lavorazione? Di lavorazione, per esempio, siccome parlava di ingredienti coloranti, eccetera, per sapere un po' se abbiamo un prodotto migliore da questo punto di vista, poi magari è cattivo da altri punti di vista. Ma allora, premesso che sul termine biologico l'enologia fa racchiudere tutto il suo contrario, cioè la parola biologico viene spesa nell'enologia anche quando non meriterebbe di essere spesa, e qui si aprirebbero tanti file al punto tale che molti biologici nel frattempo sono diventati biodinamici, si sono spinti oltre, preferiscono essere definiti naturali, parola che vuol dire tutto e niente, però biologico in sé non è un sinonimo di qualità o quantomeno di garanzia. In linea di massima però chi procede a livello onesto, in maniera onesta, biologicamente o biodinamicamente, ha degli aspetti positivi e degli aspetti tremendamente negativi. Se tu mi chiedi come hai fatto in termini lavorativi, fare un vino buono, biologico e biodinamico è molto più difficile, perché giochi senza paracaduti, ti lanci nel vuoto e non hai paracaduti, e o cadi bene e sei un fenomeno, oppure devi imparare per anni e anni e anni. Io conosco tanti produttori che facevano dei vini straordinari e poi sono stati in qualche modo folgorati sulla via di Damasco, cioè improvvisamente hanno detto: questo vino convenzionale non mi rappresenta più, non mi piace più, ha lo stesso gusto, non racconta la mia terra, non racconta la mia uva, devo cambiare, svolta, biologico, biodinamico. A parole molto bello, però devi imparare. Il biologico e più ancora il biodinamico significa tante cose, significa utilizzare solfiti praticamente in maniera irrisoria, significa avere un tipo di concimazione tutto particolare, significa spesso rinunciare all'irrigazione, significa utilizzare delle sostanze come i compost che per qualcuno è miracolose, per altri non vogliono dire niente, significa non intervenire quasi mai nei vigneti con rame, zolfo, ma più ancora significa non intervenire nelle cantine, e quindi quando sei in cantina il mosto, quando sta fermentando, non è più a temperatura controllata ma è temperatura naturale, libera, e allora se tu non controlli la temperatura che vantaggio hai? Hai il vantaggio che salvi i profumi primari, secondari e terziari, e quindi avrai un vino teoricamente straordinario, molto più ricco olfattivamente. Ma il rovescio della medaglia è che devi essere bravissimo a gestire questa temperatura, perché non hai un aiuto, non hai il paracadute, non hai una rete che ti protegge, quindi se sbagli butti via totalmente l'annata, basta fare un piccolo errore e ti trovi in bottiglie, poi nel bicchiere, quei famosi vini
che venivano fatti soprattutto 8-10 anni fa e che hanno un po' rovinato la nomea del vino naturale, che sono quei vini che sanno di Fecino, sono quei vini che hanno le puzzette, sono quei vini che sanno un po' di Terme di Saturnia, cioè sono un po', come posso dire, hanno questo sentore di zolfo sgradevole. È più difficile, come è più difficile utilizzare i lieviti che non sono i lieviti selezionati, cioè tu prendi il lievito selezionato, sai benissimo che interverrà nel mosto, che farà in modo che gli zuccheri diventeranno componente alcolica, e sai benissimo anche il profumo che tu avrai, prodotto sicuro, che magari piacerà anche al pubblico, perché c'è anche quel paradosso, il pubblico è abituato al vino in qualche modo convenzionale. Se tu fai questa svolta, questo percorso, non soltanto hai più difficoltà e rischi di rovinare l'annata, hai meno produzione, quindi magari invece di fare 30.000 bottiglie ne fai 20.000, sei costretto magari a farlo uscire a un prezzo superiore, e poi o hai un vino che magari ha qualche piccolo difetto, oppure hai un vino che è estremamente naturale, che racconta in maniera meravigliosa il Pinot Noir o il Riesling o lo Chardonnay, che però sbianca e spiazza il consumatore, perché il consumatore è abituato allo Chardonnay fatto con la barrique, con il lievito selezionato, si vede arrivare lo Chardonnay reale, ma non è abituato e magari lo apprezza paradossalmente meno. Quindi chi fa questi vini veri, questi vini naturali, questi vini biologici, per molti versi è eroico, perché rischia tutto, a volte sono anche invasati, per carità, però 9 volte su 10 sono degli eretici eroici che hanno a cuore la riscoperta della natura, la riscoperta del vitigno, la riscoperta del vino, ma che hanno dei rischi spaventosi e spesso hanno anche la stampa contro. Negli ultimi anni, grazie ai blog, un po' meno, però fino a 7, 8, 10 anni fa, tutte le guide dei vini, tutte, dal Gambero Rosso soprattutto, ma anche a vini d'Italia Ice, vedevano questi naturalisti come dei sovversivi, come degli sciroccati, come dei pazzi. Adesso, grazie soprattutto a internet, un po' si è rotto questo muro omertoso, questa ignoranza, e qualcuno, devo dire, che sta facendo moda e sta dicendo: guardate che si può fare vino anche in questo modo. Grazie. Sì, volevo sapere se, prima di salutare Andrea, magari facciamo un attimo un ritorno veloce al libro, perché ovviamente io l'ho... approfitterei di lui perché sa tantissime cose, però volevo, fondamentalmente lo volevo, l'ho invitato per questo libro, perché si parla di cani, si parla di animali, si parla di rispetto della vita degli altri nostri amici esseri viventi a quattro zampe, quindi per questo l'avevo invitato. Allora, io volevo sapere se c'è qualche domanda ulteriore per di qualsiasi tipo, perché avete visto che lui è disponibile a rispondere a qualsiasi cosa. No, dicevo, sotto il profilo, visto, abbiamo aperto una porta sul discorso dei vini che non ci aspettavamo, no? Quindi, se non ci sono domande, io tornerei un attimo, prima di salutarlo e di ringraziarlo, tornerei un attimo a questo libro. Oggi, i tuoi cani? Beh, oggi i miei cani... una bella domanda questa. Allora, oggi i miei cani, rispetto a un anno fa quando ho scritto questo libro, li vedo meno. E questo è un dolore. È un dolore perché mancano. E perché faccio una vita che mi piace moltissimo, che mi diverte tanto, che mi permette di incontrare tante belle persone e mi dà stimoli continui. Parlando poi di molti argomenti e svariando molto dal teatro alla televisione al giornalismo scritto, hai la possibilità di incontrare davvero tante persone, questo è tutto molto bello. L'aspetto negativo è che rispetto a un anno fa questi cani li vedo meno, non stanno peggio, sia chiaro, altrimenti sarei uno scellerato, non mi sarei neanche presentato qui, però adesso stanno più con i miei genitori o con i miei amici che con me, perché su 30 giorni diciamo che con me ci stanno la metà, 2 settimane, 10-15 giorni al mese come media, a volte di meno, a volte di più, al punto tale che le ferie quest'anno me le sono fatte volutamente a casa mia, stando in campagna, me li sono goduti tutti. Però purtroppo fa parte della vita, l'alternativa sarebbe rinunciare al lavoro, non me lo posso permettere. Non mi sono mai pentito di aver tenuto questi due cani, proprio perché ho per fortuna delle persone che mi aiutano. Ogni volta che me ne vado è faticoso perché con loro ci sto bene, perché sono buffe, sono divertenti, poi... Vivere con dei Labrador è veramente un'esperienza tragicomica, ma molto più comica che tragica. Cioè, di tragico non ha niente se non quando si ammalano, di comico ha tutto, perché il Labrador è veramente una meringa con le zampe, come li chiamo io. Sono degli esseri così dolci, così buoni, così buffi, così cartone animato. Così cani.
Così cani senza alcun dubbio. Io parlo molto di Labrador perché sono i primi che ho avuto, ma mi rendo conto che sono tutti così, però mi piace tanto, e mi rendo conto che quando parlo di cani ho la sindrome del padrone di cani che dice quanto sono belli i miei, ma in realtà sono belli i cani, non è che sono belli i miei, io non c'ho nessun merito, sono belli loro ed è una fortuna starci, sempre meno, ma è una fortuna starci. Ti faccio un'ultima domanda. Pensare di scrivere questo libro, no? Dedicarlo quindi ai cani. Cioè, sai, quando si scrive un libro, io amo la cucina, non sapevo neanche fare altro, tra parentesi, di scritto, e quindi ho scritto un libro di ricette. Ma quando si decide di scrivere un libro, si scrive su un tema che si conosce, oppure una spinta interiore, si fa un libro d'amore. Quando tu hai scritto questo libro sui cani, è stato l'amore ad aiutarti a scrivere questo libro? Volevo sapere soltanto questo. Senza alcun dubbio. Mi fa ridere ogni tanto vedere nelle librerie, tipo a Modena oggi come stamattina, questo libro nel reparto zoologia. E mi fa ridere perché la gente magari va a comprarlo convinto che io dia dei consigli sui cani, ma io non ci capisco nulla di cani. E non è una guida su come si sta con i cani, è un atto d'amore nei confronti dei cani. È un libro scritto come si può dedicare, che ne so, una poesia alla persona che ami. Ora l'ho fatta un po' alta, devo dire la verità. Però è quella la scintilla. Io ho scritto molti libri di tanti argomenti e devo dire che la passione c'è sempre stata. Cioè, anche i libri sul vino li ho fatti grazie alla competenza che spero un po' di avere, però li ho fatti in maniera ironica e in maniera passionale. Non mi interessava raccontare il vino a livello organolettico, mi interessava raccontare la passione che sta dietro ai vini, mi piaceva raccontare i produttori, la loro storia, la loro vita, e così anche altri libri che ho scritto. Però negli altri c'era sempre molta competenza, o spero che ci sia stata. Se fai un libro su Beppe Grillo, o conosci Beppe Grillo, lo sai raccontare, o non lo fai. L'amore su Beppe Grillo, devo dire, è un po' più difficile, al massimo un po' di stima, quello sì, ma cioè, l'amore è una parola impegnativa. Sui cani lo sanno, sicuramente c'è una grandissima componente affettiva e una piccolissima componente di conoscenza. Sì, una cosa giusta che ha detto Andrea, poi lo salutiamo davvero, così lui è libero e noi qui chiudiamo, se no ci cacceranno. È una cosa che ha detto questa volta e ha detto anche l'altra, la volta scorsa. Naturalmente i libri sono qui, qui accanto la signora che l'ha portati anche l'altra sera quando c'era la Paola, e sono i libri a vostra disposizione, quindi se li volete acquistare. E Andrea credo che sia contento anche di autografarvi e di dedicarveli. E la cosa importante che ha detto lui ha detto che ha poco tempo per stare con i suoi cani, perché fa un lavoro e non si può permettere di non lavorare. Il suo lavoro serve anche a far vivere bene i suoi cani. Io ho un po' lo stesso problema, non perché faccio un lavoro come tuo, io faccio un lavoro diverso, potrei stare anche di più con i cani, ma questa mission, tra parentesi, mi porta da 2 anni a stare sempre in giro. E mio fratello si occupa dei cani, quando non ci sono, però io i cani li vedo un pochino più di te. Però io mi sento in colpa a volte, ma alla fine penso, ma se io non li avessi presi questi 2 cani al canile, invece di essere qui a scassare tutto il giardino, a mangiarsi tutte queste belle buone crocchette a mia, a mangiarsi la mia zucca, a mangiarsi il riso che avanza, a litigare, a giocare con la pallina e a rincorrere lui a strappargli i pantaloni, che fine avrebbero fatto i miei 2 cani medici incrociati con Labrador? Quindi alla fine, anche se è poco il tempo che abbiamo da dedicare ai nostri cani, se non li abbandoniamo, nel senso che comunque rimangono con una persona della nostra famiglia, una giornata rimangono in giardino, una giornata rimangono in casa, a seconda di dove lo vedete, vale sempre la pena assolutamente di salvare un cane e di avere una vita vissuta accanto a un cane, perché abbiamo sempre da imparare, perché i cani, come scrive Andrea, sono la casa. Io ringrazio ancora una volta Andrea Scanzi e volevo magari, non lo so, forse sembra invadente nei suoi confronti, però volevo veramente estendere la mia ammirazione, perché io sono una grande ammiratrice, una grande fan di Andrea Scanzi. Grazie a voi. Grazie.